l'incarico della fusione in bronzo viene affidato ad una prestigiosa officina, la Fonderia Marinelli, dalla quale sono uscite opere celebri in tutto il mondo. Basti pensare alla Carretta dei Pionieri di Montevideo, alla Porta Santa di San Pietro e alla Scala Monumentale dei Musei Vaticani. Nella fonderia, le varie parti in cui era stata scomposta la statua nella fase della realizzazione delle forme gessose vengono fuse e ricongiunte poi con un difficile lavoro che avvicina molto il fonditore all'artista, perché un insignificante errore di interpretazione potrebbe togliere all'opera una parte dell'espressività voluta dallo scultore. Quando l'opera è finita, esce finalmente dall'entusiasmante ambiente di lavoro dell'officina per avviarsi alla sua definitiva collocazione, mentre lo scultore riceve i primi entusiasti complimenti.